Indimenticabile quell'odore. Indimenticabile quegli ultimi 25 metri prima di spalancare le porte. Da Elvis Presley a Ray Charles, da John Lennon a Roy Orbison, fino alle italiane "Ma che colpa abbiamo noi, bisogna saper perdere" e "Della pioggia che va". Una rassegna, quella messa in scena dall'ex voce dei Rocks, Shel Shapiro, che sabato sera ha scosso un teatro Toselli praticamente tutto esaurito. Un tour iniziato proprio nel capoluogo, che ha raccontato la carriera dei Rocks dal loro arrivo a Londra e poi di Shel, che quando il gruppo si è sciolto nel 1970 ha proseguito in veste di solista. Come è andata e com'è stata aprirlo proprio qua in Granda? Ma mi sembra carino, insomma, il pubblico è fantastico, il teatro è bello, come lo sappiamo tutti, quindi mi sembra divertente, insomma. Mi sembra che la gente si sono divertiti, che è un che di questi tempi non è da poco, insomma. Perché ritornare nel passato? Perché si possono raccontare delle belle storie. E se racconti quelli veri, guarda caso che spesso sono più belli di quelli inventati. Ma non è mica un fatto di guardare indietro, è un fatto di vedere il lato assurdo e innocente della gioventù. E riscoprire l'innocenza è una cosa bellissima. Purtroppo le generazioni di oggi già a 5 anni non sono più innocenti. Cioè Babbo Natale a 5 anni non ci crede più, ci crede solamente ai regali che ti porta. Carnaby Street è dove sei praticamente nato, è cambiata molto nel corso degli anni. Ora se si va a Carnaby Street è una fila di negozi molto moderni. Com'è rivederla in questo stato? Ma è come vedere i centurioni fuori del Colosseo a Roma, la stessa cosa, dai. Senti, il rock invece adesso com'è cambiato, come la vedi? Lo vedo lo vedo difficile perché tendenzialmente arranca comunque in qualche modo su cose già esistenti. È più interessante comunque quando si sgancia dell'elettronica, cioè elettronica come computeristica. Stasera si è parlato tanto di musica nera e musica bianca. Quale rapporto c'era negli anni 60? Ma c'era un rapporto molto, molto stretto e molto chiaro. Cercavamo tutti di essere neri e molti neri, come ho detto, cercavano di essere bianchi. Ma poi è un fatto chiaramente non estetico, un fatto di avremmo voluto avere un'altra cultura, probabilmente. Ci è andato bene così, o forse no, e chissà. You gotta be right.
direi che è andata benissimo, abbiamo avuto un teatro praticamente tutto esaurito, quindi siamo molto molto soddisfatti. E questo penso sia la riprova che anche una città come Cuneo, che spesso viene un po' definita sorniona, invece è tutt'altro che sorniona, è attenta ai nuovi progetti che partono. Un artista come Shea Shapiro, che è un artista che ha tanti anni di esperienza e di carriera alle spalle, ha ancora il coraggio di ripartire da capo con uno spettacolo nuovo, e siamo felici che l'abbia fatto la nostra città, tanto più con questo successo. I keep my record up the other.